Poracci, dopo un'attesa praticamente infinita, Masahiro Sakurai ha finalmente svelato quale sarà il primo personaggio del nuovo Fighters Pass di Smash, e sebbene dovremo aspettare fino al 30 giugno per provare con mano Min Min, la presentazione di ieri ci fornisce qualche interessante spunto di riflessione sul nuovo lottatore e sul futuro di Smash. Prima di discuterne in modo approfondito, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Partiamo! Sarò sincero, non avevo nessun tipo di aspettativa per l'inclusione di un rappresentante di ARMS in Super Smash Bros. Ultimate, anzi l'ho ritenuta da subito una scelta rischiosa e fuori tempo massimo. Parliamo infatti di un brand composto da un unico titolo uscito nella lineup di lancio di Nintendo Switch. In questi 3 anni non è che il fighting game si sia proprio ritagliato un posto speciale tra gli utenti Nintendo, e possiamo tranquillamente dire che l'interesse verso ARMS sia ormai prossimo allo zero, e anche da parecchio tempo. La mossa della casa di Kyoto è chiara, quella di rivitalizzare la community intorno al titolo, utilizzando Smash come piattaforma di rilancio, solo che appunto le tempistiche non sono tra le più felici. Così come è successo con Byleth, arrivata colpevolmente in ritardo rispetto a Three Houses, un lottatore di ARMS avrebbe avuto senso forse nel roster di base, o magari tra le prime sorprese del Fighters Pass iniziale. Per questo mi sono avvicinato al reveal con pochissimo hype e credo che come me molti utenti abbiano vissuto l'inizio del secondo Fighters Pass con un po' di apatia. Sono così estraneo al brand di ARMS che ho sperato fino alla fine venisse annunciato un multipersonaggio che racchiudesse un lottatore diverso per ogni colorazione, un po' come accade per Bowser Jr. E invece è stata aggiunta Min Min, scelta molto coraggiosa, di cui però mi sono innamorato immediatamente. Poracci, nel caso qualcuno di noi avesse avuto ancora qualche dubbio sulle capacità di Sakurai e del suo team, beh, un personaggio del genere è solo l'ennesima conferma del loro incredibile talento. Ancora una volta abbiamo un fighter in grado di rappresentare perfettamente il suo brand originale, trasportando tutte le sue peculiarità nelle meccaniche di Smash, senza però risultare snaturato o fuori posto. Min Min è una vera e propria anomalia all'interno del roster di Smash, ma lo fa con estrema classe. Riprendendo il sistema dei pugni di ARMS, anche qui il giocatore avrà controllo diretto e autonomo su entrambi gli arti a molla di Min Min, con il braccio sinistro associato al tasto attacco e quello destro al tasto degli attacchi speciali. Si potrà attaccare lateralmente con entrambi i pugni, oppure decidere di andare un braccio alla volta, magari anche in direzioni diverse. Ma non è finita qui, perché a rendere ancora più unica Min Min è il suo down B, che le permetterà di cambiare tra 3 tipi di attacchi associati al braccio destro: Drago, Ram Ram e Megawatt. Fare lo switch tra queste 3 armi cambierà radicalmente anche lo stile offensivo di Min Min, influenzando i parametri di velocità, potenza e range. E a proposito di range, è chiaro che l'estensione orizzontale da terra è l'arma vincente di un PG che farà dello stage control dalla distanza la sua essenza primaria. Purtroppo sembra afflitta da una bassa velocità e una scarsa reattività, complici dei tempi corposi di lag delle sue mosse, e quindi credo che difficilmente si tratterà di un personaggio top tier, con buona pace di chi già sta urlando Broken. Sarò comunque felicissimo di sbagliarmi, e con un'ottima recovery, una counter per proiettili associata all'up tilt e tante piccole meccaniche in grado di fare la differenza, sono sicuro che nelle mani di un giocatore esperto potrà diventare un temibile avversario, soprattutto mettendo pressione durante i rientri. Ma ancora una volta a sorprendere ed estasiare l'utenza è l'incredibile cura riposta in ogni singolo dettaglio del personaggio, che riesce ad incuriosire anche chi non è fan di ARMS. Il playstyle sarà sicuramente un piacere da scoprire, ma vogliamo parlare di tutto quello che c'è intorno? 18 brani musicali che hanno coinvolto anche il compositore originale in 2 riarrangiamenti, uno stage fuori di testa che traspone il dinamismo delle arene di ARMS in maniera impeccabile e una smash finale in grado di accontentare tutti quei fan che avrebbero voluto un altro lottatore, completano un pacchetto ancora una volta confezionato con il massimo amore. Attenzione verso il pubblico, cura maniacale per i dettagli e una grandissima passione per i videogiochi. Sono questi i parametri con cui Sakurai ha plasmato il suo lavoro, anche da casa. E quindi questa presentazione dal sapore più raccolto, ma sempre piena di momenti divertenti e aneddotica strampalata, ci ha fornito forse il migliore degli incipit possibili per la seconda ondata di nuove aggiunte al roster. Ma non finisce qui,
perché il Direct ci ha dato parecchie informazioni utili per il futuro. Innanzitutto sembra essere confermata al 100% la regola non scritta che gli assistenti non possono diventare dei lottatori a tutti gli effetti, con il più ben iconico Springman che continuerà a ricoprire il ruolo di aiutante in battaglia. Però allo stesso tempo questo apre anche un altro scenario interessante, perché di Min Min era già disponibile lo spirito, quindi nomi come Rayman e Gino improvvisamente non sono da escludere a prescindere. Poi quello dei costumi Mi è diventato uno dei momenti più attesi ed è chiara l'attenzione che Sakurai ripone anche sotto questo aspetto. Se Smash è una grandissima vetrina per il mondo videoludico, l'omaggio a un'icona del gaming occidentale come il Vault Boy è qualcosa di epico e senza precedenti. Continua poi anche il supporto agli amiibo, arrivati finalmente a toccare i personaggi DLC, e se il prototipo di eroe non fa certo gridare al miracolo, la figure di Joker lascia senza fiato per quanto è bella. Ma soprattutto l'annuncio dei nuovi amiibo ci ha regalato l'ennesimo teatrino dove è palese quanto Sakurai si diverta nel voler sorprendere a tutti i costi il suo pubblico. Attenzione forse anche un po' esagerata e fuori tempo massimo, con lo spazio dedicato ai consigli su come progredire nella modalità spiriti e nel mostrare come i nuovi costumi andranno ad impattare su alcuni scontri nel tabellone. Però questo, se non altro, ci può far ben sperare in delle future major updates che introducano sostanziali novità all'impianto di gioco. Nonostante tutto, con una lavorazione sicuramente impattata dalla pandemia, tanto nel processo produttivo quanto in quello comunicativo, mi sento di promuovere a pieni voti questo primo reveal e non vedo l'ora di provare Min Min quando diventerà disponibile la settimana prossima, il 30 giugno. Nell'attesa del suo arrivo ufficiale, sono curioso di sentire anche il vostro parere, vi aspetto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Io sono il Poro Michele, Min Min, ciao!